Oddio. No, 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 no. Perché il cavallo ha preso... Oh, wow, wow! Perché? Oh! Ma scusa, ma non è normale questa cosa! Aha! Tu non hai comprato ancora il mio libro. Sto parlando ovviamente del nuovissimo libro Kendall a spasso nel tempo, che puoi preordinare già da adesso cliccando il link qua sotto in descrizione o su Amazon. Che aspetti? Eh? Ed eccoci qui tornati ragazzi in un nuovissimo video di reazione ai segreti di Minecraft. Quindi quest'oggi mi trovo all'interno di r/Minecraft. Ho messo il filtro più votati di questa settimana e vediamo quali sorprese ci aspettano. Questa è una bellissima domanda. Preferiresti il Witherstorm o Herobrine come boss finale del gioco? Non lo so. Allora, Herobrine mi affascina molto, però il Witherstorm è estremamente potente. Cavolo. Non lo so. Allora, il Witherstorm sarebbe una figata perché tipo devi equipaggiarti al massimo del massimo, ancora più equipaggiato di qualsiasi altro boss. Mentre invece Herobrine confermerebbe la sua esistenza. Ti potrebbe fare gli scherzi durante tutto quanto l'avventura di gioco. Sarebbe una figata. Voi che cosa decidete? Witherstorm o Herobrine? Io vado per Herobrine. Sì. L'idea che mi possa fare degli scherzetti mentre gioco e spaventarmi mi intriga, mi piace. Non si sa come, ma questo ragazzo è riuscito ad ottenere meno 128 costolette di maiale nel suo inventario. Cioè, lui ha un debito con Minecraft. Deve dare a Minecraft 128 costolette, perché se no, cioè, non si spiega. Non si spiega. Qual è il più bello? Quello che tocca l'acqua? Quello a un livello sopra dell'acqua? O quello a un livello sopra ancora quello dell'acqua? Sono indeciso, però per comodità io direi questo. Perché così lasci la tua barchetta e subito sali sul tuo, sul molo, sul porto. Sì, 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 quello. Quello che tocca l'acqua. Vi ricordate la vostra prima notte su Minecraft? Questo utente se la ricorda molto bene e l'ha anche disegnata. Quindi prima ha provato a fare un pillar, poi si è nascosto sottoterra. Classicone, classicone. Poi fai una casa di terra, ovviamente, con una porta e una staccionata. E poi ti nascondi dietro a una montagna. Allora, la mia primissima notte di Minecraft me la ricordo come se fosse ieri. Intanto il primo giorno sono morto soffocato, anzi sono morto annegato, perché non sapevo come risalire dall'acqua. Quindi ero entrato in acqua ma non sapevo come risalire. Non ero ancora un imperatore a quel tempo. Ma la mia prima notte ricordo di aver trovato una montagna gigante, bellissima. Avevo strapaura di creeper, zombie, eccetera, quindi avevo preso tantissima legna e ho costruito una specie di rifugio all'interno della grotta, facendo le pareti di legno, ma tutto il resto dietro era grotta, era tutto in pietra. È un bel ricordo, ragazzi. Vorrei tanto tornare indietro nel tempo per riprovare quelle sensazioni. E tu? Raccontami la tua prima notte su Minecraft. Oh no. Oh no. Ha cliccato per sbaglio sull'uovo ed è arrivato al livello bedrock. Se adesso dovesse cliccarlo di nuovo, potrebbe sprofondare nel void sotto la bedrock. E ora come cavolo fai a recuperarlo? Con un pistone? No, neanche, perché è tutto bloccato qua. Quindi dove lo metti il pistone? Perso per sempre. O lo lasci lì o rischi che ti finisca nel void. Pensa che sfiga avere un mondo di Minecraft senza l'uovo di drago, che è l'unico oggetto che ne esiste uno solo. Se lo perdi, hai finito, non lo trovi più. No, no, tremendo. Il mio amico è andato FK, così io ho costruito un villaggio sottosopra. Va bene. Ecco, come vedete i giocatori iniziano ad avere paura che nelle prossime versioni venga nerfato il libro Mending. Dovete sapere che hanno intenzione di togliere il commercio del libro Mending da tutti i villager, tranne che da quello della palude, che è estremamente difficile da ottenere. E quindi la gente si sta già preparando. Hanno tutti quanti un loro villico che commercia libri Mending e si stanno facendo le scorte. Me compreso, perché secondo me d'ora in poi ci serviranno. No vabbè, ma questo è fortunatissimo. Facendo riprodurre le mucche fungo è riuscito ad ottenere una mucca fungo marroncina. Questa cosa, se non sbaglio, è molto rara. Ma la vera domanda è: perché stavi facendo riprodurre le mucche fungo? Rispondi. Ho trovato il posto perfetto per costruire casa mia. Sì, cioè esteticamente è bellissimo, però non hai molto spazio, caro mio. Pensaci bene, perché quando costruisci casa in un posto stretto, poi è difficile fare altre costruzioni, te lo dico per esperienza. Adesso a quanto pare è possibile dire addio al proprio cagnolino di Minecraft. Ma in che senso? Perché mai dovresti dirgli addio? No! È stato ucciso dal Vindicator! E gli ha fatto una tomba! Che significa? Come fai a dirgli addio? Zitti ragazzi, ho sentito il cane abbaiare. Oddio! È diventato un fantasmino! Ma che? Vabbè, ma questa è una mod. Cioè, questo non è che è la 1.20.2. Questa è una mod, giusto? Sì, ok, è una mod per forza. E lo puoi resuscitare, non mi dire. Cos'è sto fascio di luce? Che sta succedendo? L'ha resuscitato, vero? Ah no, è tempo di andare. Sono stato un bravo cagnetto?
No, come no? Mi è stato detto che eri il migliore. Ma ragazzi, è emozionante, ma mi viene da piangere, ma scusa. Ma povero cagnolino. Vabbè. Questo ragazzo scrive che non entrava su Minecraft dal 2009 e lo vede notevolmente cambiato. Caro utente di Reddit, dal 2009 a ora ti garantisco che è totalmente un altro gioco. Goditelo tu che puoi per la prima volta. Dove cavolo dovrei inserire questo libro? Allora, vediamo. Depthstrider 3, lo metti negli scarpini. Però c'è anche Impaling che andrebbe messo nel tridente. Ah, Sharpness 4, che fai? Non lo metti ovviamente nella spada? Però c'è anche Fortuna 3, quindi lo devi mettere nel piccone. Quick charge della balestra, io loyalty nel tridente, ma mannaggissima. Non lo so, io userei o fortuna o sharpness, perché sono, diciamo, quelli più utili. Tutto il resto è abbastanza meh. Quindi se non hai un piccone con fortuna, mettilo su fortuna, se no fai sharpness. È un po' sprecato, tutti sti incantesimi in un solo libro. Ma che vuoi, Mi rifiuto di credere che io sia riuscito a sopravvivere a tutto ciò. Allora, sei su un mulo, il che è piuttosto strano, di solito si utilizzano i cavalli. Ma è un mulo o è un cavallo? Comunque, sta saltando, sta camminando, c'ha 38 livelli. L'armatura non è completa e mi sa che questo cade ora. No, vabbè, tu sei stato baciato dagli dei di Minecraft, dalla dea della fortuna. Non è possibile. Ragazzi, ha toccato tipo un pixel d'acqua. Guardate, tocca proprio l'angolino. Boh, la persona più fortunata del mondo. Ma poi perché giri con un asino? Non capisco. Questo ragazzo si chiede cosa cavolo sia successo al suo mondo. E me lo chiedo pure io, effettivamente, che è? Sembra che abbia le X-ray. Ah, aspetta, wow, questa... Aspetta. Questo è un mondo super piatto. Quindi questa qua è la bedrock che si trova a livello, se scavi giù a livello 3. Però sotto, lui l'ha rotta in creative la bedrock, e sotto ho trovato un ancient city. In un mondo super piatto. Vedete che qua è tutto bedrock? Quindi questo è il void. Prossimo mito da testare? Che figata, sto pazzo ha fatto un'arena per combattere contro un boss. Beh, no, questo non mi piace, questo qua è molto più bello, dai, non scherziamo. Ve lo immaginate Herobrine qui al centro, voi che arrivate con il vostro elmetto in ferro, muniti del vostro meraviglioso libro che andrà a spasso nel tempo, che mi raccomando dovete preordinare dal link qua sotto in descrizione. Prendete la vostra spada e BATOOM! Molto più bello questo. Questa non è una vera fotografia, è uno screenshot di Minecraft. Wow, ragazzi, le shaders e le texture pack stanno arrivando a un livello proprio superiore. Io non so neanche che computer ti serva per avere una grafica del genere su Minecraft, perché vi garantisco che il mio computer non le regge. E il mio computer è molto potente. Secondo me ti servono 64 giga di RAM, una 4090, un processore, anzi tre processori. Non lo so, non lo so. Non c'ha senso. Minecraft non dovrebbe avere questa grafica. Però è bello il fatto che qualcuno riesca a renderlo così. Oh mio Dio, quanto è inquietante questo screenshot. Come fanno a essere delle vere teste di Minecraft quelle? Come fa? Sembrano giganti. No, 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 bruttissimo, bruttissimo. Il titolo di questo video è: questi warden sono veramente stupidi. Caro mio, non stuzzicare il can che dorme. Ok, li colpisce con arco e frecce. Perché sembra che si stiano baciando quei due? A parte che sei in un mondo con le mod, quindi... Ma che? Oh! Vi date la svegliata, stupidi warden! Ha ragione allora a dire che siete stupidi. Ma perché sicuramente lui è talmente tanto distante che loro non riescono nemmeno a percepirlo. Piccolo bug? Non so che cosa stia succedendo. Oddio. No, 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 no. Perché il cavallo ha preso... Oh, wow, wow! Ma che? Oh! Ma scusa, ma non è normale questa cosa! No! Perché... Ma tutti quanti gli animali sono uno sopra l'altro! No, non mi dire che vola pure l'Iron Golem, non è possibile. Mi rifiuto di crederci. Ma che cavolo! Ma cosa? Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando... Ok, avete capito. E ovviamente... Mi raccomando... Dal vostro Candy è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!